La trasmissione è in collaborazione con... Lambrusco di Modena Doc. I lambruschi crescono, i momenti più frizzanti restano. La OMV, Officine Meccaniche Vezzani, è un'azienda specializzata nella realizzazione di strutture metalliche ad uso industriale e architettonico. L'OMV è in grado di garantire servizi che vanno dalla progettazione alla fornitura dell'intera costruzione. Alla richiesta sempre crescente di professionalità e competenza, l'azienda risponde con tre requisiti fondamentali: esperienza, serietà, collaborazione. Aspettiamo 12 mesi per dar loro il nome. 24 mesi per farti apprezzare l'armonia di sapori. 36 mesi oltre per offrirti la maturità. Parmigiano Reggiano, aspettiamo per darti l'eccellenza che ti aspetti. Cordiale saluto ai telespettatori di Area Verde. In apertura noi parliamo di edifici religiosi. Sono 118 le chiese riaperte al culto dopo il sisma in Emilia del 2012, 54 sulle quali si intervenne nei mesi successivi alle scosse per garantire lo svolgimento delle funzioni in ogni comune colpito, e altre 64 tra quelle inserite nel piano delle opere pubbliche dei beni culturali, per i quali sono complessivamente disponibili 252 milioni di euro. E sempre nell'immediato post sisma, per assicurare la continuità di culto, vennero realizzati anche 15 edifici provvisori. Sono queste in sintesi alcune delle cifre relative alla ricostruzione appunto degli immobili destinati al culto, per i quali è stato fatto il punto della situazione tra il presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini, l'assessore regionale alla ricostruzione post sisma Palma Costi e il presidente della conferenza episcopale d'Emilia Romagna e arcivescovo metropolita di Bologna Monsignor Matteo Maria Zuppi. Erano presenti anche rappresentanti delle arcidiocesi di Modena Nonantola, di Ferrara Comacchio, di Ravenna Cervia, delle diocesi di Reggio Emilia Guastalla e di Carpi. E ora sentiamo i protagonisti. Stiamo lavorando con le diocesi in maniera straordinaria, sia nell'impegno che nella collaborazione fattiva. Sappiamo che questa è una delle parti più complicate, perché parliamo molto spesso di beni architettonici, storici, di pregio, in alcuni casi con vincoli. Insomma, è un lavoro importante, però che merita una cura particolare, perché avevamo detto l'identità delle nostre comunità è data da luoghi che devono tornare ad essere utilizzati esattamente per la funzione che avevano prima, in questo caso ovviamente il culto. E quindi, insomma, già aver avuto inaugurazioni, altre che si stanno per avere il 25 marzo, questa importantissima inaugurazione e riapertura della cattedrale di Carpi, e altre che sono già in programma perché ci sono cantieri avviati, credo sia la dimostrazione tangibile di come la ricostruzione procede in fase avanzata, e nel giro di qualche anno, insomma, la porteremo più o meno al termine. Abbiamo una situazione che è decisamente positiva. Abbiamo avuto 31 immobili a piano, quindi finanziati. Di questi 31 immobili, 10 sono già cantierabili, uno è arrivato oggi, quindi sono 11, un terzo. Di questi dei due terzi mancanti, il problema non è solo della regione, ma anche dei progettisti. Mi dispiace dirlo, ma ci sono dei progettisti che non vogliono capire come si progetta una chiesa dopo il terremoto. Ma per noi le opere rilevanti sono tutte, nel senso che abbiamo avuto alcune cattedrali, la cattedrale di Guastalla che è stata aperta l'anno scorso, abbiamo la cattedrale di Carpi che è in fase di completamento, anzi quasi completata, si sta lavorando, perché la diocesi che lavora sulla abbazia di Nonantola, che è un'altra grande opera, ma per noi e per diciamo le diocesi sono altrettanto importanti anche le piccole chiese dei piccoli comuni o delle frazioni, perché comunque rappresentano un elemento identitario molto forte per quei cittadini, quindi l'impegno è uguale sulle grandi e sulle piccole. A Modena città il terremoto
è arrivato, diciamo così, in un modo più debole, meno forte, quindi i danni più grossi noi li abbiamo avuti da Nonantola alla Bonporto in giù. Modena città, come dicevo prima, le chiese parrocchiali che sono ancora chiuse, sono quasi tutte di proprietà comunale, c'è la chiesa di San Domenico che è di proprietà della diocesi che è ancora chiusa, ma lì c'è un, diciamo, come dire, non solo è imputabile al terremoto, il terremoto ha fatto emergere anche altri problemi strutturali, comunque anche lì partiranno presto l'appalto dei lavori, i cantieri, quindi anche San Domenico. Adesso ci sono dentro cantieri a San Giorgio, a San Francesco, che saranno in via di ultimazione nella tarda primavera, e quindi Modena come città non siamo messi male.